Dopo dell'aggancio siamo con Gibertoni e Andrea Gesi. Bella partita da parte di tutti e due, Gesi match winner. Come l'avete vissuta? E soprattutto Gibertoni ci deve raccontare del miracolo che accade quando si fa male, perché come esce dal campo guarisce in un istante. È una partita difficile, lo sapevamo. E per noi era molto importante soprattutto non perdere. Penso che abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, un primo tempo dove siamo andati in vantaggio, ma potevamo anche andare in vantaggio con un risultato maggiore, e poi il secondo tempo ci siamo difesi bene, abbiamo concesso poco, forse abbassati un po' troppo da soli, un po' troppo, perché comunque sia loro sono una gran bella squadra, giocavano in casa, poi siamo rimasti in 10 l'ultima mezz'ora. Beh. E di conseguenza ci siamo un po' abbassati, però rispetto ad altre partite dove alla fine siamo andati in difficoltà prendendo anche magari il pareggio, il gol alla fine, oggi la squadra ha giocato veramente una grande partita. Infatti ho detto al mister che vi ho visto meglio, vi avevo visto l'ultima volta col Caderis. Sì. Lì forse il punto era guadagnato. Sì, sì, oggi è andata bene. Gesi, tu continui a fare gol? Io continuo, no, erano 4 partite che non segnavo, oggi finalmente mi sono sbloccato, spero di continuare così tutto il campionato, e comunque sono contento per oggi, dovevamo vincere, l'abbiamo fatto, ho fatto gol, sono contentissimo. Oltretutto vincere con la Superba non è facile. Soprattutto qua. Lagaccio, vittoria meritata. Che in un campo così andare in vantaggio è bellissimo, perché si perdono i palloni con una facilità, esatto, incredibile. Esatto. È sempre noi ogni anno che un po' per uno. Va bene ragazzi, prossima mi ha detto il mister col Sori, in bocca al lupo. Grazie. E forza Bargagli. Forza Bargagli. Perfetto. Saluta ciao. John, sei sull'Olimpo, John. Ciao.